è stata domande. Non mi ricordo più il titolo, cazzo. Rieccimi, eccomi qua di nuovo. Allora, ho deciso di fare un tag che ho visto sul canale di Crystal74 e Giampi. Però in effetti l'ho visto bene 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 da Somichina F. Ho deciso di fare questo tag. Il tag si chiama Uno sguardo a noi. Perché questo tag? Perché ci conosciamo. Ci conosciamo, vediamo chi siamo effettivamente, cosa ci piace, cosa non ci piace. Però lo voglio fare con una mia amica. Non lo voglio fare da sola, ma con un'amica che adesso vi presenterò. Ma prima, sigla. Federica Faccaro, lei è una scrittrice, una regista di teatro, ne fa tante, però oggi l'ho obbligata a fare il tag con me, giusto Federica? Giusto. Allora guarda, abbiamo delle domande sì. Che risponderemo, vediamo le nostre risposte poi. Allora, la prima domanda è, hai un'abitudine particolare prima di andare a dormire? Sì. Cioè? Beh, in questo periodo sono molto frivolosa e quindi ho quelle borse dell'acqua calda ma che si riscaldano in modo elettrico così, fatta a fiorellino, tutta strana, la riscaldo, quando è pronta prendo e vado con la mia borsetta calda, immagino di andare ogni sera in un posto diverso. Ma che bello! Stello, in un palazzo antico. Ma che bello! E che fa molto freddo, allora mi devo scaldare. Vai, il coccolo. Io sono più terra terra, telefono, controllo YouTube, controllo Instagram, controllo i messaggi, telefono. Sono una romanticone io. Seconda domanda. Sì. Quale caratteristica ti piace meno del tuo carattere? Praticamente io sono perfetta, vero? Quindi è un po' difficile, ma no, tante cose non mi piacciono di me. In questo momento sarebbe difficile trovare la cosa che mi piace di meno. Che tendenzialmente sono pronta a rinunciare. E poi mi arrabbio perché non deve essere così, allora vai alla carica. Ecco, non vorrei pensare subito di rinunciare a fare una cosa. Invece del mio carattere non mi piace che sono credulona. Credo a tutto, credo alle favole, credo a Babbo Natale, credo alla Befana, credo ai maghi, con lei credo, che mi piace. No. Bellissimo. Invece, la terza domanda mi chiede, quale caratteristica invece ti piace di più del tuo carattere, i pro e i contro? Del pro e del contro di questa cosa? Sì, la caratteristica che ti piace del tuo carattere. Sono molto sensibile e quindi questo è un difetto. Sono troppo sensibile ed è negativa la cosa in tante situazioni, in altre invece mi piace essere così perché sono contenta di essere così sensibile, però appunto è un pro e un contro, indubbiamente. E io invece la testardaggine, sono troppo testarda, che se mi impugno in una cosa, quella ci sbatto contro il muro, anche se è sbagliata, ci vado proprio, sbatto, ci cado, boh. Invece, la quarta domanda, hai mai fatto acquisti per colmare i vuoti? Direi di no. Forse è successo una volta o due, ma mi sono proprio detta una cosa di poco conto, comunque, no, non credo, no. A me è successo, sì, parecchi anni fa compravo spesso abbigliamento, ero triste, compravo, è sbagliato, poi mi è passato, però. Invece, la quinta domanda invece è, ti è mai capitato di sentirti inferiore a qualcuno? Ma io credo, forse sicuramente, come tutti noi, nel periodo dell'adolescenza ti senti inferiore alla amica che vedi più bella, più preparata, più interessante agli occhi degli altri, con quelle situazioni lì. Crescendo, no, con tutti i miei difetti, non mi sento inferiore agli altri. Ho delle pecche, però non sono No, mai sentito inferiore, non lo concepisco nemmeno come idea, no.
E invece nella vita ti senti competitiva e perché? Competitiva con me stessa, guarda carissima, con gli altri no, perché do sempre tante possibilità, opportunità agli altri, mi piace proprio, quindi non mi piace mettere in competizione con gli altri, con me stessa sì tanto. Ecco, questo anch'io, in competizione sempre con me stessa, ci devo arrivare, devo raggiungere l'obiettivo, ci devo morire, sì, competizione sì, con me stessa anch'io. Sei una persona vendicativa, questa è la settima domanda, sei una persona vendicativa oppure ti dimentichi ciò che ti è stato fatto? Diciamo che vendicativa assolutamente no, ho difficoltà grandissime a dimenticare il male che mi hanno fatto, pur se perdono quel perdono cristiano che c'è, però qualcosa si rompe dentro e quindi non riesco più a essere autenticamente me stessa con chi ha danneggiato la famosa sensibilità. Io sì, sono stata vendicativa sempre tanto, però poi col passare degli anni ho capito che non ti porta da nessuna parte. Non dimentico, però non sono più come allora. Una volta sì, ero tanto vendicativa, adesso passato tutto. E invece l'ottava domanda dice: se un amico ti tradisce la tua fiducia, come fai e come ti comporti? Metto subito, costruisco un muro, per me non esiste più, non riesco più a essere o a vedere com'era il nostro rapporto di amicizia, che a quel momento dico non c'è mai stato, quindi è un muro, è finito completamente. Sì, io anch'io ci rimango tanto 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 male, ne soffro anche, e poi davvero anche per me cado proprio un muro davanti verso il mio. 9. Che tipo di persona sei adesso e che tipo di persona eri prima? Prima quando? Prima! Perché io continuo a essere una persona diversa sempre, come ben si sa, ogni giorno siamo più quelli che siamo stati ieri. E come ero prima e come ero adesso, se vuoi un bilancio, mi piace molto adesso, molto di più di come ero un tempo. Sì, anch'io. Adesso, prima ero molto impulsiva, facevo le cose di petto, adesso ci penso un po' di più. Diciamo che sono più matura. Prima ero proprio tanto bambina, sempre giocare. Ecco, dicevo, quali sono stati i cambiamenti, ma sa che le abbiamo dette, l'ultima domanda, no, non è l'ultima, è la nona domanda, quali sono stati i tuoi cambiamenti? Cambiamenti di personalità, di carattere, sicuramente ti costruisci attraverso le esperienze, attraverso le sofferenze, che sono poi quelle che ti fanno crescere, ti fanno cambiare. Sono diventata più paziente, più possibilista, sì, il cambiamento è questo che te lo porta all'anzianità. Sì, certo, ci penso un po' di più alle cose, cerco di fare le cose sempre nei migliori modi, quando prima non ci pensavo, basta. È una bella età, anche se sì, hanno paura di un'età più avanti, non voglio, sono molto contenta. E l'ultima domanda. Sì. Quale segno zodiacale sei e con chi vai per particolarmente d'accordo? Beh, dalle cose che ho detto si dovrebbe quasi capire che segno sono. Tu lo sai tra parentesi il mio segno qual è? Te lo ricordi? No, non me lo ricordo. Ma chi si intende un po' di astrologia sai, uno dice Scorpione. Lo Scorpione acquetta. Cioè? Cancro. Sensibile, piena di affettività, però se una cosa finisce che ti distruggono a livello di sensibilità, appunto, chiuso. Con che segni vai d'accordo? Con il tuo. Avendo detto prima che sono praticamente perfetta, vado d'accordo con tutti, vero? Lei sì, è attrice anche. Ma no, insegno teatro, perché ho fatto tanto teatro come ragazza, come
Castiero insieme. E adesso c'è questo personaggio bellissimo, riconoscibilissimo forse da come parla, mi piace moltissimo questa donna come attrice, come persona, come sottopera al Paradiso delle Signore, per non fare, e questa è una contessa, la contessa dell'Aide, che è fantastica, Vanessa Gravina, l'avete bellissima, e lei accentua questo suo modo di parlare in proprio così. Ed è fantastica, mi piace, e gli sceneggiatori sono meravigliosi perché scrivono queste battute con questo italiano fornito per lei degli anni 50, 60, no? La storia, e quindi lei ti dice, ti direbbe, ma mia cara, sono qui per dare un segno tangibile di quanto una donna possa dare in tutti i momenti della sua vita e quanto gli incontri sono importanti, e per me tu sei stata la cosa bellissima della mia vita. Grazie, grazie. Comunque, i suoi spettacoli sono davvero fenomenali. Davvero, sono fenomenali. No, ma di perché sono fenomenali, ci tengo a dire, se tu dici fenomenali. Perché io scrivo su misura. Hai presente i sarti di una volta? Certo, ecco. L'orafo che fa l'oggetto su misura. Esatto. Lei fa i suoi spettacoli su misura. Con queste persone che fanno compagnia, conoscendo loro, e hanno delle determinate caratteristiche, capacità, potenzialità, io scrivo su misura e quindi vengono delle cose... Mamma mia, Federico, bravo! Cielo! Vedi qualche potenzialità su di me? Te l'ho detto che sei una forza della natura, quindi si deve fare. Allora, con una domanda? No, peccato. Invece il mio segno zodiacale sono i gemelli, vado d'accordo con il tuo e anche con gli scorpioni di solito. Qui dice tag, allora taggo tutti quelli che vogliono fare questo tag. Ringrazio Cristi74 e Giampi di questo suo vostro formidabile tag. E Suntina F anche, che ho visto il suo tag e ho preso il suo spunto anche su di me. Allora Federica, noi abbiamo finito. Ma che peccato, io mi divertivo. È vero? Ma sì, tantissimo, facciamo ancora delle domande. Facciamo ancora delle domande, magari facciamo un altro video. Allora, adesso vi saluto, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, like se vi è piaciuto il video, scrivete dei commenti qua sotto, dite cosa pensate di Federica. Oh, io ho paura, Ecco. E ciao e alla prossima. Ciao, ciao, ciao. Ciao.